Ehi là ragazzi, ciao a tutti Renick e bentornati qua su Girl Rush. Ragazzi, si continua, o meglio si inizia, questo è l'inizio della carriera, quindi meno male che c'è un po' il tutorial che mi guida, perché sennò non saprei che cosa fare. Allora, quindi utilizziamo la nostra, diciamo, il nostro pick up per andare non so dove. Devo comunque affittare un lotto dal vecchio Arnold, non Schwarzenegger però, Allora, quindi devo accendere, tolgo il freno a mano e possiamo andare. E le luci come si accendono? Vediamo un po', aspettate. Per i fari che devo fare? Ah, per i fari, giusto per curiosità. Ah, ok. Oh cacchio, ti pare che l'avevo visto sto tronco buttato in mezzo alla strada? No, un momento, fammi capire. Fammi capire, no, la strada è completamente bloccata. Ah, di qua! Stavolta macchina è presa per i fondelli. E la macchina come c'è finita qua sotto? Io sono sceso lì. Ok. D'altronde se Nick non ci mette il freno a mano, questo succede. Guarda te, pure le marce. C'è pure tutta la questione delle marce lì, ma che figo. Allora, Arnold, speriamo che è rimasta qualche pepita d'oro da quelle parti. Mo vado a comprare un lotto da Arnold. Speriamo che è rimasto qualcosa. Carino comunque il posto. Peccato che non ci sta traffico e vita in giro, ma va bene. Ma va bene, e vabbè. È un po' desolato il posto, però almeno c'è qualche rumore. Allora, vediamo un po', parcheggio quindi là. Però è figo, eh? Oh cavolo. Però è figo. Allora, spengo i fari. Spengo la macchina. Oh, mi ricorda veramente, non lo so, mi sembra di guardare un vecchio film americano. È bellissimo. Devo dire che è bellissimo. Ma avete anche detto che questo gioco si basa su di una serie televisiva? Non lo sapevo io. Non l'ho mai vista questa serie. Allora, qual è questa? Quella di Arnold? Come? Ah, affitta zero o se no paga 600.000, ho capito. Ok, quindi devo affittare. Ok, conferma. Quindi, ora che l'ho affittata, quanto mi costa l'affitto? Prezzo per piede quadrato? Cos'è un piede quadrato? Quantità d'oro prevista, 10.000. Ok, va bene, proprietario, bla 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 bla, affitto. Ok, e cos'è che devo migliorare? Più uno spazio nelle concessioni. Vabbè, penso che non devo fare altro per ora, no? Bene. Allora, parcheggio la macchina. Ma oggi non lo so, ragazzi. Non lo so, non capisco. Voglio dire una cosa, ma ne dico un'altra. Sto messo male. Cioè, veramente, parcheggia la macchina, non la macchia, la porca miseria. Ma che me piglia, raga? Me sto a impazzire. Allora, la macchina, la mia car, dove la metto? Qua? Ok. Bene. Devo comprare qualcosa. Devo comprare, però mannaggia il fatto che potevano tradurre in italiano le cose da comprare. Ah, beh, meno male che ci hanno messo il simbolo, almeno. Ah, devo comprare questo. Ah, ma che figo! Ma quanto è figo, raga, è il negozio! Ma guardate quanta roba che c'è! Mamma mia, è tutta roba che posso comprare! Ma è bellissimo! Ma è stupendo! Quindi per ora, oh, addirittura il gruppo di generatore elettrico, mamma mia raga, la pompa dell'acqua, che bello. Allora, devo comprare sto coso? Ok, ne devo prendere uno, no? Cos'è su tre? Ah, ok, aggiungi. Ok, una di questa? Ok, una. Di questi quanti? Due. Due. Poi, meno male che mo dice lui, perché sennò devo comprare un secchio. È fighissimo. Ok, devo andare a pagare. Ma qui non c'è nessuno. Potevano metterci almeno un tizio alla cassa. Vabbè, $130. Fatto.
Troverai tutto il materiale ordinato appena fuori dal negozio, nella zona indicata. Oh, una cosa in italiano c'è. Una parte del tutorial in italiano, non ci credo. Quest'area ha uno spazio di stoccaggio limitato, quindi assicurati di liberarla prima di fare un grosso ordine. Una cosa in italiano, è incredibile. Ah, eccolo qua, va bene, va bene, va bene. Quindi carichiamo il pick up. Ok. No. Accidenti. Ah, meno male, va. Meno male che posso fare i salti con sti cosi in braccio. Ah, già, ma sicuramente si poteva abbassare qua dietro il coso, ho dimenticato. Sicuramente questo si poteva. Difatti. Vabbè. Alla prossima volta. Allora, guida fuori dalla città. Allora, ci siamo, eh? Dove cavolo è? Un po' più avanti. Vabbè, praticamente qui è dove abbiamo fatto il tutorial comunque. Solo che mo stavolta non ci abbiamo niente in assoluto. Stavolta non abbiamo proprio niente. Allora, devo parcheggiare la macchina più o meno qua. Allora, devo prendere log pan. E che cacchio è log pan? Deve essere questo. No. Difatti. Ok. Ci devo mettere questo? Ok. Poi. Ok, credo che mo ci devo mettere. Tanto non è che c'è molta scelta, devo dire. Credo che mo ci devo mettere sti due cosi qua. Cioè, durante il tutorial abbiamo provato il metodo avanzato. Abbiamo provato il metodo avanzato durante il tutorial. Ricordate che ne ho tolti tipo 12? Mo ne ho giusto due. Si comincia da poco. Dobbiamo cominciare un po' a trovare l'oro, ragazzi. Piano piano. Il secchio. Che è successo? Allora, scavo e setaccio. Riempi il secchio con la terra. E prende il secchio e versa sulla. Vabbè, ok. Ah, quel no. E questo da dove lo prendo, sto coso qua? Questo da dove lo prendo? Ok? Sì. Ok. Va bene, ho capito, ho capito, ho capito. Allora, comunque dobbiamo prendere il secchio. Aspetta, ma quei due cosi in più dove stanno? Allora, devo prendere questo e devo scavare. Allora, ragazzi, e cerchiamo l'oro quindi, dai. Si comincia da qui, da poco, si comincia da poco, il secchio è pieno. Aspetta, ma adesso che devo fare? Che devo fare? Metto qua? No. Devo mettere la terra nell'altra macchina. Quale macchina? La terra nell'altra macchina. Non lo so. Aspetta un attimo. Non è. Ah, qua forse. Ah. E vabbè, ma lui mi ha fatto vedere un'altra cosa. Lui mi ha fatto vedere un altro tutorial, però. Ok. Ah, è già pieno. Devo prendere il secchio. Peccato che è pieno pure lui. E dove lo metto sto secchio? No. Ah, devo riempire il secchio di acqua. Una parola è. Vediamo. Ah, ok, vabbè. Devo ripetere questa azione. Figo però. Ancora non ho visto manco mezza pepita però. 0% per 99%. Ok, è finita la terra. Dobbiamo mettere altra terra, raga.
avanti e continuiamo così fino a quando non arrivo al 30%, credo, di sti due cosi qua, credo, non ne sono sicuro. Ok, 26%, 27, 28, vediamo, ci siamo quasi, quasi al 30%, 31%, l'ho fatto, ho preso l'acqua, ok, ah ok, allora fino a qua ci siamo, ma perché l'acqua non si vede dentro, boh. Allora devo prendere questo e lo devo lavare nell'acqua. Ah, l'acqua è sporca, ecco perché non la vedo. Allora, boh, devo lavare questo nell'acqua. No, accidenti, mi è caduto. L'acqua non la vedevo, è così sporca. Prendo il secchio. Ah, devo andare dentro alla tenda, ok. Mi hanno lasciato le cose dentro alla tenda, ho capito. E che devo fare? Devo riempire? Devo riempire questo big ball? Che è questo il big ball? Deve essere questo il big ball, che ne so. Devo riempire sto coso con l'acqua. Ok. Guarda, guarda Nick com'è bravo a trasportare sto mega coso di acqua. E lo vado a mettere qua. Prendi il secchio e lo devo usare in... aspetta, questo. Vediamo un po', eccola. Ok, ok, ho capito. Ah, ma mi sa che questo è meglio se me lo porto fuori, però. E mo che devo fare? Ah. Ok, ragazzi, guardate come si fa. Eccola una pepita, l'ho vista. Dobbiamo lavare la terra qui, insomma, per separare le pietre dalle pepite. Switch to pick mode. Come si fa a passare al pick mode? Allora, pick mode. Qual è il comando per il pick mode? Modalità di raccolta. Shift. Ok. Una pepita. E un'altra pepita. What? Mi sa che qui non ce n'è più comunque. Le posso buttare tutte dentro? Via, non me ne frega più niente. Ok, allora, non c'è altro. Esci dalla modalità. Ma c'è ancora altra roba qua dentro. Ah, ma c'è ancora roba dentro al secchio. Pareva. No, quindi non è che non l'ho svuotato tutto in una volta il secchio. Lo svuotiamo poco per volta. Ma io penso che forse una volta basta e avanza, vediamo. Piano. Allora, una pepita, un'altra pepita. Ma perché lo aspira quello? Ok. E riprendiamo questo processo. Quando ce n'è ancora? Un'altra volta, credo. Ok, allora, pigliamo ste pepite. Sto cacchiannate. Eccola là. Perfetto. Non ne ho più. Quindi, questo lo metto qua. Il secchio, poi vabbè. Il secchio lo lasciamo qua. Devo quindi andare nel pick up. Forse andiamo a vendere, mo.
Allora, aspetta, dietro devo chiudere. Vediamo un po'. Allora, freno a mano, motore. Bello, c'è pure la moto qua. Dov'è che devo andare? Ah, devo fare una barra di oro. Ok, però qua è? Ok. Fabbro, costo 27, tempo 15 minuti, perdita di oro, diciamo, leggera. Ok. Fondi l'oro. Sì. Che figo! 25.000 vale? Ah no, devo guadagnare 25.000 dollari per passare al prossimo capitolo del tutorial. Sì, ma io questo dove lo metto, raga? Non è che lo voglio perdere. Cioè, che faccio? Lo metto. Mazza quanto pesa. Non mi dire che l'ho perso. Ehi, dove cacchio è finito, raga? Dov'è il mio sudato oro? Porca miseria, dov'è l'oro? Ma scusa, io lo voglio mettere in inventario, non lo voglio mica buttare qua in giro. Ma tu guarda che storia. Boh, raga, non lo so. Speriamo che non si perde. Non capisco perché non mi fa. Cioè, non lo so. Vorrei metterlo nell'inventario quell'oro, no? Non, cioè, in tasca da qualche parte, basta che. Purché non lo perdo, insomma. Proprio non capisco. Non capisco come mai l'oro non lo posso mettere in inventario da qualche parte. C'ho paura di perderlo. Boh. Aspetta. Ma da qualche parte lo posso vendere quest'oro, no? Questo però non me l'ha spiegato lui. Ma sono sicuro che da qualche parte io quest'oro lo posso vendere. Proviamo ad andare in banca. Proviamo ad andare in banca. Questa non è la banca, che cos'è questa? Questa deve essere la banca. Volete un po' di oro? Ma cacchio funziona? Ah, vendi lingotti d'oro. Eccolo qua. Oh, meno male. E beh? Ma cacchio funziona? Ok, Ale, perfetto, raga, meno male. Beh, meglio venderlo che perderlo. Comunque, certo, non è che mi ha dato granché, cavolo. Non mi ha dato granché. Devo accumulare 25.000 dollari, ma mica è facile. E quindi devo continuare con quel metodo. Aspetta, andiamo a prendere anche qualcos'altro, cioè prendiamo anche il resto. Quindi mi prendo questo. Io direi che lo portiamo fuori, no? Proviamo un approccio diverso, perché mi ha fatto vedere il gioco prima che c'era anche un altro tipo di approccio. Quindi vorrei fare la cosa in modo un po' diverso. Prendiamo anche il... Che cacchio è? Setaccio questo. Ok. Quindi voglio provare in un modo diverso. Proviamo a fare così. Metto dentro al secchio, vediamo un po' se cambia qualcosa. Il secchio è pieno. Posso mettere qua? Beh, oh! Alla fine, scusa, è quasi uguale. Solo che qui non ce n'è. Qui però non c'è niente, oro qui non. No, aspetta, ce n'è uno. C'è una piccola pepita d'oro. Eccola là. Ok. A posto. Quindi una piccola pepita c'era. Però ne esce di meno così. Cavolo, più piano. Credo che una pepita l'avevo vista. No. No, niente. Credevo di aver visto una pepita dentro.
Vediamo un po'. Ma sì, una pepita mi sembra che è là dentro. Dentro, boh, vabbè, non lo so. Niente, comunque non ce n'è. Comunque così se ne trova molto, molto di meno, raga. Ma sta piovendo. Comunque così, raga, se ne trova molto, molto di meno. Quindi se voglio fare più in fretta, questa è l'unica... Cioè, più in fretta. Se voglio trovare qualcosa, questa è l'unica soluzione. Questa è l'unica soluzione se vogliamo trovare qualcosa. Così. Certo che prima che arrivo a 25.000, a meno che non trovo una pepita un po' più grande. 78%. 89%. Pieno? Ok. Poi, acqua. Quindi cominciamo a mettere dentro l'acqua. Perfetto. Quindi riempiamo il secchio e lo mettiamo qua. Pigliamo questo e lo laviamo dentro. Ormai ho capito come si fa. E lo rimettiamo qua. Pigliamo questo e lo laviamo. Perfetto. Quindi a sto punto prendo questo. Lo metto qua. Ora questi li possiamo lavare. Allora, vediamo un po' se c'è un po' di oro qua. Qui credo che c'è. Qui c'è, qui c'è. Ok. Ho visto qualcos'altro qua. Eccolo là, eccolo là, eccolo là. Questi sono proprio piccoli. Quindi, raga, devo continuare. Perché, beh, 4 grammi e mezzo non abbiamo fatto praticamente niente. 4 grammi e mezzo è proprio pochino. È poco poco, non vale la pena andare per 4 grammi e mezzo. Meglio restare ancora un po' e continuiamo così. Allora, vediamo un po' come si fa a dormire. Teoricamente devo andare nella roulotte, no? Vediamo un po'. Dormi fino all'alba. Ok. 7 del mattino. Stipendio lavoratori zero. Ah, posso anche assumere i lavoratori? Terreno lavorato 1,10 m. Oro guadagnato 12 grammi. Canone di affitto in oro 4 grammi. Magnifico. Ah, quindi si è proprio preso il mio oro. Cioè, mi ha tolto un po' di oro, ragazzi. Mi ha tolto un po' di oro. Per pagare l'affitto. E comunque sia, la giornata fa sempre schifo. Non si vede niente. Bene, quindi ho lavorato per niente. Devo quindi continuare a lavorare. Visto che l'oro che ho preso io l'ho dato al padrone qua del terreno. Ok, raga, ho quasi fatto il pieno qua, guardate, 91%, 91%. Quindi dovrei ricavare un bel po' di oro, eh. Dovrei trovare tanto oro stavolta. Oh, ma c'è sempre buio, 8 del mattino non si vede niente, raga. 8 del mattino non si vede niente, al massimo c'ho sta piccola torcia qua. Non si vede granché. Vediamo un po', 95%, raga. 97. Vediamo un secchio d'acqua pulito. Ok, un secchio d'acqua pulito ce l'ho. Metto qua. Poi, allora, questo lo mettiamo qua dentro. Gli diamo una lavata. Vediamo questo. Ok. Chissà quanto oro esce stavolta, raga. Dovrebbe uscire un bel po' di oro stavolta. Ho fatto quasi il 100%. Così, piano piano, piano piano. Ecco, e difatti ce n'è qualcuna in più. Ci stanno almeno 3 pepite. Ah no, anche di più forse. Ma non c'ho una cacchio di torcia, ci voleva. Un'altra lavata mi sa che gli dobbiamo dare. Quando non le prende vuol dire che gli dobbiamo dare un'altra lavata. Vediamo. Eccola là. Ok. Ehi, abbiamo trovato un bel po', devo dire, raga. Abbiamo trovato un bel po' di roba. Ma che, sta nevicando? Ammazza che tempo. Ok, guardate qui quante ce n'è, raga. E questi mi sembrano... Pensavo che erano grossi.
Vaie, 15 grammi di oro, 17 grammi più o meno. Ce n'è una che non riesco a prendere, eccola là, eccola là, eccola là. Perfetto, raga. 17 grammi e mezzo in tutto, dai. Non è male, non è male. Ok, direi che andiamo a vendere quest'oro, dai. Un attimino che vendo qua se ci riesco. Vendi lingotti, eccolo là. 600 dollari. Va bene. Ah, ci abbiamo 1243 dollari adesso. Prima che arrivi a 25.000, vedete quanto ci vuole. Allora, chissà dove sta la stazione di servizio. Beh. Vorrei dare un'occhiata al negozio. Praticamente, tipo, quanto mi costa la pompa dell'acqua? Beh, poco. La compro una. Una la compro. Vorrei comprare un altro di questo. Sezio est ah, estensione. Perché, certo, io devo prendere l'estensione. Compro uno di questo. E poi compro altri due di questi. Ok. E ci vuole forse qualcosa per far funzionare questo. E certo, mi serve il tubo dell'acqua, tubo da giardino sottile. E ne compro, e che ne so, uno. Penso che mi servirà. Cavo di alimentazione prolunga. Un piccolo cavo lo compro pure. E che ne so, penso che una prolunga la piglio pure, dai. Ma insomma, sto a fare un paio di acquisti così a caso, raga. Ok, comprato? Perfetto. Quindi ragazzi, ho comprato un po' di cose. Ora devo caricare tutta sta roba nel furgone. Eh sì, ci vuole il carburante, difatti. Ci vuole il carburante. Non so proprio dove comprarlo. Ora poi vedrei, vediamo poi. Ok, chiudi. E mi sa che devo comprare anche una tanica. Le vendono le taniche qua dentro. Eccola qua. Mi serve una tanica di carburante. E il carburante non lo so. Il carburante non lo so. Per ora paghiamo. Come si fa il pieno qua? Bella domanda. Come funziona? Ah, ecco. Figo. Ma che figo. Ma quanto è figo. Prezzo. Vabbè, dai, chi se ne frega. Mettiamoci il carburante e via, dai. Ok. La tanica, dov'è la tanica? Dove cacchio è la tanica? Eccola qua. La tanica. È proprio figo sto gioco. Ok. Bene, c'ho la tanica piena di carburante. La mettiamo qua. A posto. Niente male. Accidenti, il tempo vola, raga. Vabbè, facciamo così. Per il momento mi fermo qua. Vediamo nel prossimo gameplay se riesco a sfruttare sta roba che ho comprato. Magari riusciamo a guadagnare un po' di soldi più in fretta, vediamo. Se avete qualche suggerimento da darmi, ovviamente non esitate a farlo. Ragazzi, vi saluto quindi, mi raccomando, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su. Ci becchiamo presto, ciao alla prossima!